Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video recensione, recensiremo assieme le barrette proteiche che ho trovato all'MD, però le vendono anche in altri supermercati. Ieri un ragazzo su Instagram mi ha detto che le vendono anche da Todis e con altri gusti, però purtroppo qui all'MD ho trovato soltanto due varianti. Ve le mostro subito e dopo le assaggiamo. Dunque, queste sono le barrette proteiche e come vi ho già accennato sono di due tipologie. Una è al 32% di proteine ed è al gusto cacao, mentre l'altra è al 20% di proteine ed è al gusto bacche di goji e mirtilli rossi. Il peso delle barrette è di 50 grammi ognuna ed è stata pagata questa a 99 centesimi, mentre questa i mirtilli a 0,75-79 centesimi, comunque meno di un euro. Per quanto riguarda i valori nutrizionali, iniziamo da quella al mirtillo e bacche di goji. La barretta proteica alle bacche di goji mirtilli rossi ha 212 kcal, grassi 9, di cui acidi saturi 5, e carboidrati 22, di cui zuccheri 14,5, fibre 4,4, proteine 10. Per quanto invece riguarda gli ingredienti, abbiamo cioccolato 25%, aroma naturale di vaniglia, concentrato di proteine del siero del latte, sciroppo di glucosio, inulina, grasso di palma non idrogenato, agente addensante, mirtillo rosso secco zuccherato. Poi abbiamo anche le bacche di goji e alcune vitamine, tra cui magnesio, vitamina C, vitamina E, eccetera, eccetera. Questa è la barretta, quindi prima iniziamo con l'assaggiare questa, mentre poi assaggiamo e recensiamo quella al cacao. Si sente molto l'odore dei mirtilli e delle bacche di goji, però mi dà la sensazione che sia leggermente gommosa, perché quando l'ho spezzata, come avete intuito credo dal video, ha opposto resistenza, ma non perché fosse croccante, ma perché è appunto un po' gommosa secondo me. Assaggiamo e vediamo un po' se effettivamente lo è. Allora, devo dire la verità, è molto particolare, non è gommosa, è proprio la consistenza delle proteine secondo me che ci sono all'interno che la rendono così. Ha un sapore molto ma molto particolare che ricorda quasi un cioccolato un po' liquoroso che credo fosse tedesco. Cioè, allora, innanzitutto vi devono piacere comunque la frutta come i mirtilli, le bacche di goji, che hanno un sapore abbastanza deciso, però c'è un certo equilibrio perché la copertura esterna al cioccolato equilibra tutto, quindi per me è molto ma molto buona, cioè super approvata. Le proteine non sono moltissime, però dato che c'è un buon livello di carboidrati, apporto di carboidrati, secondo me è un post workout degno. Poi per il prezzo che ha, 75 centesimi, io la ricomprerei assolutamente perché è davvero davvero buonissima. Adesso passiamo all'apertura della barretta proteica al cacao, che è leggermente più proteica, infatti ha il 32% di proteine rispetto al 20% dell'altra barretta. Quindi una barretta da 50 grammi ha 210 kcal, grassi 8, di cui saturi 5,5, carboidrati 17, di cui zuccheri 12, fibre 3,6 e proteine 16. Quindi ha 6 grammi di proteine in più rispetto alla prima. Vediamo se è ugualmente buona. Questa all'apparenza mi è sembrata molto ma molto più dura. Anzi, nel mentre vi leggo gli ingredienti, sto facendo un casino.
Gli ingredienti sono proteine del siero del latte, sciroppo di glucosio, grassi vegetali, poi inulina, croccanti di soia, cacao magro in polvere, zucchero, cacao in polvere, umidificante, aromi, emulsionante, aroma di vaniglia e sale. Questa rispetto alla prima non mi è sembrata più gommosa, ma più dura. Molto più dura, ho fatto fatica a spezzarla. Vediamo se è buona. Allora, è sicuramente molto più difficile da masticare, questo è sicuro. Il sapore sì, sa di cacao, però io sento il retrogusto delle proteine che non mi fanno particolarmente impazzire, però ho assaggiato barrette proteiche a base proteine del latte in cui quest'ultime si sentivano davvero molto di più e quindi diciamo davano un po' fastidio. Mentre qui l'equilibrio del cacao e anche il fatto che all'interno di soia, che rendono il tutto anche crunchy, diciamo che apporta anche qui una sorta di equilibrio fra tutti i sapori che ci sono all'interno, che tendenzialmente è uno, però il fatto che ci siano anche le proteine del latte fa sì che comunque emerga questo sapore caratteristico delle proteine. E comunque, per me è anche questa approvata. Sicuramente non è la barretta più facile da masticare. Infatti, tra le due, per gusto e per consistenza, sceglierei la prima. Questa invece va scelta se volete una quantità di proteine leggermente maggiori. Quindi, per me, sia la prima che la seconda sono approvata. Anche se mi hanno detto che in circolazione ci sono anche barrette di questa marca che neanche vi ho detto, però l'avete letta, che ha tutta forma. No, un attimo in forma, scusate. Quindi il marchio un attimo in forma. Ci sono altre varianti, credo caramelle, burro di arachidi, mi hanno detto se non ricordo male. E quindi saranno buonissime. Queste le ho acquistate all'MD, ma le potete trovare anche nei discount come Todis o cose simili. Comunque il video è finito. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale. Io vi ringrazio e vi saluto come sempre. Ciao!